Ciao amici e ben ritrovati sul canale, io sono Sara e nel video di oggi ho deciso di immolarmi per la causa perché ho deciso di mostrarvi tutti i miei rossetti liquidi o perlomeno quelli che ho deciso di tenere, ne ho dati via, buttati alcuni, bla bla bla. Ne ho di tantissimi tipi, di tantissimi generi, quindi direi di iniziare subito perché il video sarà lungo quasi quanto la quaresima, se non di più. Ho tante cose da dirvi, tante differenze tra questi e spero tanto che possa esservi anche una mini guida, che non sarà mai mini perché io non riesco mai a fare qualcosa di piccolo, corto, carino, eh? Sarà una guida intergalattica per rossetti liquidi, quindi iniziamo subito. Direi di, innanzitutto avete visto il mio, dov'è? Eccolo qui, ciao amori, è un regalo di mio fratello di Natale, è una lampadina a forma di gatto. Ho parecchi rossetti liquidi, come ho detto anche nell'introduzione, di tantissime marche, di tantissimi generi, quindi iniziamo subito. Io direi di partire immediatamente da quello che sto indossando in questo momento, che si tratta del Rouge Allure Ink di Chanel, ed è anche credo uno dei rossetti più costosi che io abbia. L'ho pagato 25 euro in offerta, ma costa intorno ai 32, ed è questo il rossetto. Costa tantissimo, non vi dico assolutamente di comprarlo, ma devo ammettere che è veramente molto molto confortevole sulle labbra. Ha una texture cremosa, ma mi raccomando, utilizzate una matita nel contorno labbra, perché ho trovato che è cremosa ma anche leggermente liquida, quindi è molto facile andare fuori dai bordi, poi è un casino aggiustarla. Ci mette un attimo ad asciugarsi, non si asciuga nell'immediato, ma è veramente veramente fantastica. Per il prezzo che ha non so se vi consiglierei di prenderla al posto di altre, perché ce ne sono altre che costano molto meno e mi piacciono altrettanto. Però il colore è meraviglioso, è pieno alla prima passata, confortevolissima. La consiglio per tutte quelle ragazze che hanno le labbra secche ma vogliono comunque qualcosa di no trans. Non è estremamente opaca, ma ci ho fatto parecchi strati, quindi fate attenzione, fate pochi strati. Quindi questa qua è il numero 105 Luxuriant. Ora andiamo avanti per categorie, perché io ho quasi più di due rossetti per marca. Sephora, ne ho due. I rossetti liquidi di Sephora si chiamano Cream Lip Stain, io ne ho due colori molto particolari. Si tratta del colore 35 e del colore 28, ve li faccio vedere anche swatchati. Eccoli qua, come potete vedere sono un nero e un violetto. Del violetto ve ne ho anche già parlato e vi ho fatto anche lo swatch in un altro video, che è il mio top 10 rossetti autunnali, che vi lascio giù nell'info box. Quella nera invece ho parecchie foto, vi metterò sicuramente una mia qualche foto con il rossetto nero, perché avendo fatto delle foto, avendolo utilizzata, almeno ve la posso mostrare anche indossata sulle labbra e mi risparmio uno swatch. Sì. Allora, che cosa dire di questi rossetti liquidi qua? Sono molto molto confortevoli, molto molto cremosi, ok? Costano poco, costano intorno agli 11 euro, 10,90 euro se non ricordo male. Credo che Sephora abbia fatto il colpaccio con questi rossetti liquidi perché sono amati da tutti, hanno un'ottima resistenza. Devo dire che io ho due colori un po' particolari. Il nero non resiste tantissimo, è un colore pieno alla prima passata, è molto molto bello, ma già se bevete o mangiate va via al centro delle labbra, mentre comunque il viola è molto più resistente. Non vedo l'ora di comprare altri colori. Vi ripeto che sono le Cream Lip Stain, su quella nera non si riesce neanche a leggere, non so manco dove sia la scritta, quindi ve la rileggo qua. Le trovate tranquillamente in negozio, le trovate online. Che dire, queste ve le consiglio caldamente perché sono ottime, resistono molto bene, sono anche molto confortevoli, non seccano eccessivamente le labbra. Poi comunque, se avete la possibilità, potete andare in negozio, provarle, vedere i colori, ce ne sono tonnellate di colori, ce ne sono tantissime, infatti non vedo l'ora di prenderne altre. Andiamo avanti, i prossimi due rossetti, la prossima diciamo coppia di rossetti sono invece di Nabla Cosmetics, ve li faccio vedere, sono questi qua. I rossetti liquidi in questione di Nabla sono Narcotic, che è questo qua più scuro, e Stronger, che invece è questo marroncino nocciola. Ve li faccio anche questi vedere swatchati. Stronger è bellissimo, è uno dei miei nude preferiti perché è un color nocciola freddo con una punta minuscola di marroncino, mentre Narcotic è praticamente un blu
molto particolare, un color petrolio ma più intenso. Dreamy Matte Liquid Lipstick di Nabla sono molto particolari, hanno una texture diversa da quelle che io ho provato, sono molto liquide, invece che essere molto cremose sono molto liquide, quindi necessitano di un'applicazione molto molto precisa e soprattutto anche di una matita sul contorno labbra o di un pennellino di precisione. Si asciugano abbastanza velocemente, devo dire che ci mettono magari quei 3-4 minuti per asciugarsi del tutto. Va fatto uno strato sottilissimo, non potete calcarci la mano mille volte perché renderebbe solo dannosa l'applicazione di questi rossetti liquidi. Se invece fate una passata sottile, dato che il colore è comunque pienissimo alla prima passata, fate uno strato sottile prima sopra e poi sotto, o prima sotto poi sopra, come preferite, senza fare questa cosa con le labbra, sono dei rossetti che vi potranno dare grandissima, grandissima soddisfazione. Ricordatevi che comunque nell'info box vi scrivo tutti i prodotti, cercherò anche di scrivervi il prezzo a cui li potete trovare. Questi, se non sbaglio, si aggirano intorno ai 13-14 euro, comunque è un prezzo leggermente elevato, mi pare che abbiano circa 3 ml di prodotto, quindi non è neanche tantissima come quantità di prodotto. Contando che per esempio quello di Chanel ha 6 ml di prodotto, quindi il doppio rispetto a quello di Nabla. Ma devo dire che per il fatto che ne serva così poco di prodotto e resiste veramente molto bene, stronger più di Narcotic, perché Narcotic comunque è un colore molto particolare, essendo così scuro va abbastanza velocemente via al centro delle labbra. Non sono i rossetti più resistenti che io abbia mai provato, ma devo dire che mi piacciono molto e non vedo l'ora di aggiungere anche qui altri colori alla mia collezione. Mi è dispiaciuto tanto non prendere nulla della collezione natalizia, ma spero di rimediare molto presto. Quindi i Dreamy Matte Liquid Lipstick di Nabla io ve li consiglio, con degli accorgimenti. Passiamo ad un'altra coppia di rossetti, ho deciso di smaltire tutte le coppie prima di passare ai gruppetti. Questi due rossetti invece, come potete leggere, se magari li metto anche nel verso giusto, sono i Melted Matte di Too Faced. Io nello specifico ho la colorazione Bend and Snap e Lady Balls. Ora vi mostro lo swatch dei rossetti di Too Faced. Eccoli qua in tutta la loro bellezza, ovviamente si devono ancora asciugare, ma il colore è assolutamente perfetto, cioè pienissimo alla prima passata. Tutti e due questi rossetti mi sono stati regalati dalla mia amica Sara, che saluto e le mando un bacione grandissimo. Questi rossetti per me sono una grandissima novità del 2017. Mi spiego. Lady Balls ve l'ho fatto sicuramente vedere nel video dei top 10 rossetti natalizi, che vi metto anche quello giù nell'info box, quindi potete andarla a vedere lì, e vi ho fatto anche lo swatch sulle labbra. Questo è il rosso perfetto per eccellenza, non è né troppo caldo né troppo freddo, è proprio un rosso molto intenso. Ma la cosa che mi ha stupito di più di questi rossetti e la formula, perché hanno una formula cremosa ma estremamente estremamente confortevole e resistente. Io posso mettere questi colori, che sono dei colori molto accesi, senza dovermi troppo preoccupare della loro resistenza, perché anche se mangio vanno via molto 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 poco e devo dire molto gradualmente, senza fare tipo sgretolarsi o a macchie o cose del genere. Quindi anche questi hanno un prezzo circa di 22 euro se non sbaglio, vi ricordo che metto tutto giù nell'info box, ve lo prometto, perché sennò sto dicendo una marea di cagate, e ve li consiglio tantissimo. Oltretutto potete utilizzare il 20% di sconto da Sephora e non vedo l'ora di prendere delle tonalità nude. Anche questi li promuovo, sono totalmente diversi rispetto ai rossetti di Nabla, questi qua sono molto più cremosi e devo dire anche forse un pochino più confortevoli, quindi se soffrite anche qua di labbra secche o di troppo screpolate potete puntare su questi rossetti qua e non vi deluderanno. Passiamo ora a un gruppetto di tre invece, perché questi sono ben tre, e sono i rossetti liquidi di Jeffree Star. Per me i rossetti liquidi di Jeffree Star sono i migliori rossetti liquidi sul mercato. Perché vi dico questo? A parte che adoro il packaging, adoro il fatto che abbiano tantissimo prodotto, hanno... scusatemi che lo sto leggendo... sembrerebbe 5,6 grammi di prodotto, quindi vabbè, sono comunque meno rispetto al rossetto di Chanel. Hanno tantissimo prodotto, hanno un applicatore molto molto particolare, ve lo faccio vedere. Vedete, ha un applicatore che devo dire che non è che mi faccia proprio impazzire, perché non è piatto
sotto ha questa specie di curvina che dovrebbe aiutare a ridefinire meglio l'arco di Cupido e le labbra, ma devo dire che io comunque ho sempre bisogno di una matita o di un pennellino da precisione. Ma la cosa che mi piace di più di questi rossetti è la formula, anche qui molto molto simile alla formula dei Melted Matte di Too Faced. Sono dei rossetti estremamente cremosi, molto molto idratanti. Non dico che siano dei rossetti tipo gloss, ok? No, assolutamente, anche questi hanno una base alcolica, quindi la base alcolica evapora, si asciugano e rimangono sulle labbra. Resistono molto molto bene, ma la cosa che mi piace di più è che vanno via gradualmente e dolcemente. Ma nemmeno fosse tua mamma a farti addormentare nel letto con una canzoncina della buonanotte. E proprio odio, vanno via così bene, anche se mangi robe oleose, comunque addirittura non te ne accorgi neanche che sono andati via. Ovvio, io ho due colorazioni nude, una magari un pochino più accesa, avessi dei colori un pochino più strong forse si vedrebbe di più anche il fatto che vadano via, ma mi trovo benissimo. Vi faccio vedere anche gli swatches. Eccovi qua gli swatches. Il primo che vedete è Androgyny, che è praticamente un nude con una punta di malva, una punta di violetta, leggermente freddo. Il secondo invece è Gemini, che è un nude marroncino caldo con quella punta di rosso che non fa mai male. Il terzo invece è Masochist. Masochist è un rosa acceso con una punta anche lì di viola, non è un rosa Barbie, ok? Questi sono i tre colori che io possiedo, ma non vedo l'ora di comprarne altri. Ogni volta sono un po' titubante perché non so. Allora, il prezzo è assolutamente giustificato, mi sembra che costino $18. Vi metterò anche il prezzo giusto nell'info box. Ovviamente non sono reperibili in Italia, dovete per forza reperirli in un negozio online, ma sono molto molto facilmente reperibili ultimamente, quindi li trovate anche, che ne so, su Machillalia o su Cult Beauty, Beauty Bay, comunque di siti in cui potete trovarli ne trovate a bizzeffe, e sono comunque tutti siti autorizzati per la rivendita di questi prodotti. Se avete la possibilità, io vi direi assolutamente di guardarli, perché come vi ho detto, per me questi sono i migliori rossetti liquidi sul mercato per via della loro formula. Oltretutto hanno un colore pieno alla prima passata, quindi una pigmentazione molto molto forte, resistenza e confortevolezza. Per me la parola chiave di oggi è confortevolezza. Quindi questi qua sono i tre rossetti liquidi di Jeffree Star che io posseggo, e vi consiglio assolutamente di guardarne e di prenderne qualcuna, non ve ne pentirete. Molto bene, andiamo avanti. Adesso ve ne mostro ben 4 di rossetti liquidi, tutti della stessa marca, e si tratta di Lime Crime. Diciamo che i rossetti liquidi di Lime Crime sono stati forse i primi con cui io mi sono approcciata, perché ho sempre sentito parlare molto bene di questo brand, nonostante tutte le critiche che sono state mosse negli anni precedenti. Trovo che si sia rialzata in maniera... il brand è rialzato, quindi trovo che il brand si sia rialzato in maniera egregia. E devo dire che questi rossetti liquidi sono fantastici. Sono anch'essi totalmente diversi rispetto, per esempio, a quelli di Jeffree Star. Li trovo molto simili rispetto a quelli di Nabla. Perché vi sto dicendo questo? La texture di questi rossetti è anche qui molto liquida. Infatti credo che ci sia una grande grande differenza, almeno due grandi gruppi di rossetti liquidi, quelli cremosi e quelli molto liquidi. È tutta una questione di formulazione ovviamente, ok? Quindi questi qua che sono più liquidi sono anche leggermente più difficili da stendere, perché bisogna essere molto precisi. Io con questi qua mi trovo costretta anche qua a fare il contorno labbra con una matita, o anche di applicarli con un pennellino. Devo dire che l'applicatore è estremamente comodo, perché è piccolo piccolo piccolo, spero che riusciate a vederlo, è molto piccolo, molto di precisione, quindi anche per fare l'arco di Cupido non ho nessun tipo di problema. Che dire, vi dico innanzitutto i nomi di quelli che possiedo. Questo si chiama Prairie, questo invece è Elle, poi abbiamo Wicked e poi abbiamo Riot. Riot, se non sbaglio, mi è stato regalato dalla mia amica, che saluto tanto, ciao Isa, un bacione grandissimo, mentre queste le ho acquistate tutte io. Wicked è stata la mia prima, infatti ha tantissimi anni, non so ancora se la posso indossare, infatti non la indosso tantissimo perché è un colore un po' scuro. Ve li faccio vedere subito swatchati. Eccoli qui. Allora, il primo che vedete è Prairie, che è praticamente questo rosa porcellino che
Se devo dirvela tutta, mi sono un po' pentita di aver comprato perché riesco ad usarlo solo con una matita molto più scura sotto e comunque rimane rosa, quindi io non apprezzo tantissimo i rosa. Però la formula è favolosa, mi dispiace tantissimo di averlo comprato e di non usarlo tanto spesso. Il secondo invece che vedete è Elle, che invece è uno dei miei rossetti nude preferiti della vita e della storia, come vedete è un nude marroncino, e il fatto che sia rossetto Lime Crime lo rende ancora più speciale, poi vi dico perché. Poi abbiamo Riot, che è uno dei top, uno dei cult, uno degli acquisti che tutti fanno nella loro vita, Riot di Lime Crime, che è questa specie di nude marroncino caldo aranciato. Invece quello sotto, come potete vedere, è Wicked, che per essere un colore così scuro ha un'omogeneità e una pigmentazione incredibile. Perché io adoro questi rossetti? Forse di più di quello che adoro i rossetti Nabla, perché hanno una formula molto simile, ma su di me questi qua resistono tantissimo. Fanno un po' effetto vecchia, nel senso che tendono a evidenziarmi leggermente le rughette, quelle che ho io sulle labbra, naturalmente, quelle che tutti abbiamo, no? Cosa che non mi succede tanto con i rossetti più cremosi, ma devo dire che hanno una resistenza incredibile, a parte la profumazione buonissima. Ah, non vi ho parlato delle profumazioni dei prodotti, sono una persona veramente orribile. Sia questi, sia i rossetti liquidi di Nabla hanno una profumazione dolce, tipo vanigliata. Poi vabbè, io e il mio naso non siamo proprio dei segugi, ok? Quindi sono anche spessissimissimo in offerta questi rossetti liquidi, tipo... Lime Crime ogni tanto svende i propri rossetti a $3, una roba senza senso. Infatti devo dire che sono colori un pochino azzardati, perché c'è tipo un verde neon, il blu o cose così, che per carità anche io comprerei, ma non so se ci uscirei, magari come eyeliner sì. Sto svarionando, smettila, focalizzati, questo video è lunghissimo. Io anche questi ve li consiglio assolutamente. Come potete vedere si sono praticamente asciugati e sono molto molto opachi. Aspetta che... eccolo qui. Si stanno asciugando e sono belli opachi. Come vedete anche Wicked... perché continuo a muovermi? Ho delle crisi. Wicked è spettacolo, perché vedete che è super opaco e super omogeneo. Non è così facile trovare dei rossetti scuri così omogenei. Anche questi non costano tanto. Li potete trovare sul sito ufficiale Lime Crime, che spedisce dal Belgio, quindi non rischiate nemmeno la dogana. Poi credo che si trovino anche tipo su Beauty Bay, non mi ricordo, ma sicuramente li trovate. Fate attenzione soltanto che il rivenditore sia un rivenditore ufficiale, per evitare di trovarvi patacche di AliExpress. Ora passiamo invece ai rossetti liquidi che io ho in singolo, diciamo. Ho un rossetto di Colourpop che si sta anche separando. Comunque questo rossetto di Colourpop ultra matte nella colorazione Instigator, e l'ho comprato da una ragazza che saluto tantissimo, Sabrina, è stato molto molto gentile e disponibile, quando ero in fissa per la ricerca di un rossetto color pesca, ok? Allora, ha cominciato anche a puzzare. Questo qui è un tipico color pesca, infatti il colore mi fa impazzire, eccolo qua, questo è il colore. Che dire, lo odio. Perché io odio questo rossetto? Perché secca le labbra in una maniera incredibile. Io so di tanta gente che si trova molto bene con le ultra matte di Colourpop. So gente che le odia. Io sono una di quelle che le odia. Perché io non ho mai avuto un rossetto liquido, ho capito che seccano, va bene, ma che secchi così tanto... no, mai avuto, mai incontrato sulla mia strada. Il colore è meraviglioso. Allora, la formula, costano poco, sto cercando di trovare delle motivazioni per cui promuovere questo prodotto, costano pochissimo, ok? Li trovate sul sito Colourpop, fate attenzione perché comunque lì c'è il rischio dogana, ma se spendete meno di $21 forse non ve la trovate la dogana, io e le mie informazioni molto vaghe generali. Ma la formula è tremenda. Per me, sì, allora, si sgretola, non resiste tanto, secca tantissimo, io già ho le labbra piccole, se più mi metti un rossetto che mi secca così tanto, me le ritrovo inesistenti, ma secca da subito, come se avesse una percentuale alcolica, ma oh, it's over 9000 proprio, ok? Non so se avete presente, riferimenti, va bene. Quindi io sinceramente non ve li consiglio, so che molta gente si trova molto meglio con gli Ultra Satin Lips, che però
Non credo che sia no transfer. Questo qui è assolutamente opaco no transfer, quindi anche se mangiate, baciato, cose, non si trasferisce, ma secca tantissimo, si sgretola dopo poche ore, quindi Instigator per me è un bocciato e non credo che comprerò rossetti di Colourpop. Prossimo rossetto liquido invece è della marca Inglot, ve lo faccio immediatamente vedere swatchato prima che me ne dimentichi. Questo qui è un marrone cioccolato, io questo rossetto l'ho comprato che ero a Roma e si tratta del numero 18, eccolo qua. Questo rossetto è particolarmente vecchio per profumo ancora, quindi credo di poterlo ancora indossare. Ce l'ho da qualche anno ed è l'unico rossetto liquido di Inglot che possiedo. Non so per quale motivo, ne comprerò sicuramente altri. Devo dire che la formula è spaziale di questi rossetti liquidi, hanno una consistenza tra il liquido e il cremoso, quindi sono una sottospecie di ibrido, ci piacciono gli ibridi a noi, e hanno una resistenza incredibile, una grande grande pigmentazione, perché anche come potete vedere per essere un colore così scuro è bello omogeneo e bello pigmentato, è un colore molto cioccolatoso che mi piace tantissimo, indossavo parecchio qualche tempo fa, adesso lo indosso un po' meno. Devo dire che secondo me Inglot deve pubblicizzare di più questi rossetti perché sono la fine del mondo. Vi voglio leggere, hanno 5,5 grammi di prodotto e se non sbaglio costano intorno ai 18 euro, quindi anche come quantità prezzo è anche anche come qualità prezzo sono assolutamente promossi. Ho visto che sono usciti con tantissime, non so parlare, tonalità nude e vi consiglio assolutamente di vederle. Io no, la prossima volta che andrò o a Verona o a Roma o a Milano, non lo so bene, sicuramente ne prenderò delle altre. Devo dire che tutte quelle poche volte che vado da Inglot compro solo una cosa, non so per quale motivo. La prima volta ho comprato questo e mi piace tantissimo, la seconda volta ho comprato l'eyeliner in gel di Inglot, che come sapete nel mio, l'amore della mia vita, lo trovate anche nel mio video dei preferiti del 2017, che vi metto anche quello giù nell'info box. Non so perché io non compri più cose, sinceramente, perché io adoro tutto di Inglot praticamente e mi piace il concept e mi piace tutto, quindi se avete la possibilità provate i rossetti liquidi di Inglot, che nello specifico si chiamano proprio Inglot HD Lip Tint Matte. Ragazzi, stiamo arrivando alla fine di questo tunnel, ce ne mancano solo tre, sì! Allora, andiamo un pochino veloce. Deborah Fluid Velvet Matte Lipstick, rossetto liquido effetto matte. Eccola qui. Questo rossetto liquido è favoloso, favoloso. Ne avevo una anche rossa, che però ho regalato alla mia migliore amica, che saluto, ciao Barbara. Questi rossetti sono la fine del mondo, hanno un applicatore piccolissimo, estremamente, estremamente preciso. Sono reperibili in Italia, quindi li potete trovare in tantissimi negozi, perché tanti negozi rivendono Deborah Milano. Sono reperibili qui in Italia, sono dotati di una grandissima pigmentazione, sono molto molto cremosi. Anche questi sono molto simili ai rossetti liquidi di Jeffree Star, infatti direi che come formulazione ci siamo quasi, comunque nel complesso. Ci mettono di più ad asciugarsi rispetto ai rossetti liquidi di Jeffree Star, ma quando si asciugano comunque diventano no transfer, assolutamente. Questo qui che ho io è in particolare nella colorazione 08, che non metto tantissimo perché è rosa, vorrei comprare altre colorazioni, so che sono usciti anche con delle colorazioni metalliche che sembrano molto molto belle. Anche questi rossetti hanno la peculiarità di andare via gradualmente con molta molta dolcezza senza che le altre persone se ne accorgano e ti dicano che cosa hai fatto alla faccia, che non è sempre, non è mai bello quando te lo dicono. Quindi per la fascia di prezzo, che li trovate anche spessissimo in offerta, costano pochissimo, intorno agli 8-9 euro se non sbaglio, ma ve lo scriverò sicuramente, io direi di comprarveli tutti, perché comunque non sono tantissime le colorazioni, ma sono comunque molto molto belle, ce ne sono anche alcune molto particolari, quindi questo ve lo consiglio. Prossimo rossetto è l'unico rossetto di Wet n Wild che io possiedo in formula liquida, ve lo faccio vedere invece così. Eccolo qui, questo rossettino liquido di Wet n Wild si chiama quindi Mega Lust Liquid Catsuit di colore Coral Corruption, vi faccio vedere anche lo swatch. Che dire di questo rossetto? No, sto facendo casini. Che dire di questo rossetto? La pigmentazione non è super piena alla prima passata, ce ne dovete fare due per avere comunque il colore pieno, è leggermente sheer all'inizio, ossia leggero, ma poi se lo stratificate comunque diventa abbastanza opaco. Non so se riuscite a notare la grande somiglianza tra questi due rossetti, credo che Wet n Wild abbia voluto fare un po' un plagio, ma
non voglio dire cose che poi non sono vere. Anche l'applicatore è praticamente identico, ve lo faccio vedere. Quello di Wet n Wild è leggermente più piccolo rispetto a quello di Jeffree Star, ma poco importa, più o meno la forma è quella. Quindi direi che quelli di Wet n Wild si sono presi abbastanza ispirazione, perché sono assolutamente convinta che siano usciti dopo rispetto ai rossetti liquidi di Jeffree Star. Hanno preso sicuramente ispirazione, le formule sono completamente diverse. Anche quelli di Wet n Wild sono abbastanza cremosi, devo dire. Con il fatto che ci vuole un po' per arrivare alla piena pigmentazione, non si asciugano neanche in frettissima. Devo dire che però quando si asciugano hanno una durata abbastanza buona. Devo dire perché che per il prezzo che hanno sono favolosi, ok? Costano pochissimo, pochissimo, forse 3 euro, ok? O forse 4. Però devo dire che ovviamente ho provato rossetti liquidi migliori, ma se siete con un budget un pochino più, un pochino ristretto, diciamo, perché non potete ovviamente permettervi un rossetto Chanel, ma nemmeno io me lo posso permettere, so scema che me lo compro, vi consiglio assolutamente di guardare questi se riuscite a trovarli. Praticamente sono introvabili, li ho trovati solo a Roma e ne ho preso uno solo perché praticamente c'era solo uno, però che colori sono molto carini, quindi dateci un occhio se state cercando un rossetto liquido che costi poco e che comunque abbia una buona durata. Ragazzi, siamo arrivati alla fine. L'ultimo rossetto liquido che vi mostro invece è di Kat Von D. Questo qui è l'unico rossetto liquido di Kat Von D che ho, ed è l'Everlasting Liquid Lipstick nella colorazione Double Dare. Mi sto rendendo conto che man mano che vado avanti con i rossetti liquidi do sempre meno informazioni, e quindi probabilmente vi scriverò anche la quantità di grammi nell'info box per ogni rossetto insieme anche al prezzo. Spero di riuscire a fare tutto. Questo colore è meraviglioso. Io stavo cercando un nude, ve lo faccio vedere swatchato vicino al rossetto di Wet n Wild. Eccolo qui, è questo qua, come vedete. È molto simile a quello di Wet n Wild, è un pochino più rosso, un pochino più scuro. Non so se considerano la categoria nude, ma per me è un nude aranciato con una punta di rossiccio. Questo rossetto qua, che dire, ha un prezzo anche qua di circa 19 euro, ma per quanto riguarda la durata, ni, perché l'applicazione è ottima, sono perfetti già dalla prima passata, non durano tantissimo, tendono ad andare abbastanza facilmente via anche solo bevendo dell'acqua. Io so anche di tanta gente che si trova proprio malissimo perché vanno via sgretolandosi. A me Double Dare questa cosa non la fa, se ne va via abbastanza gradualmente, ma il problema è che non mi resiste più di 2 ore, nel senso che dopo 2 ore già si vede che dovrebbe essere riapplicato. Infatti è per questo che non ne ho più comprati degli altri, perché comunque per quanto costi e quanto invece prodotto abbiamo. Ah, qui ci sono 6.5 ml di prodotto, non me l'aspettavo essendo così allungato, e cioè, è praticamente quello che ha più prodotto di tutti quanti. Wow, interessante. Non ne ho comprati altri, anche se la gamma colori è vastissima, ce ne sono tantissimi, perché sono un po' titubante, ho sentito cose brutte e oltretutto Kat Von D da Sephora non è mai in offerta e quindi la cosa mi fa imbufalire, quindi... Però devo dire che il colore è bellissimo se state cercando un nude caldo marroncino rossastro, quelli tipici che piacciono a certe persone, ve lo consiglio, anche perché è molto confortevole in realtà sulle labbra. Anche qui abbiamo una texture cremosissima, ok? Non è liquida, non secca, però la resistenza non è delle migliori. Bene ragazzi, il video finalmente è giunto alla fine, è stato un parto, no non è vero, il parto è molto peggio di questa cosa qua, è stato un po' lungo. Alla fine ho deciso di non provarveli sulle labbra perché vi giuro che sarebbe diventata una cosa... non 45 minuti di più, come avete visto sono parecchi. Ma spero che vi sia piaciuta l'idea di mettere delle foto qua e là dei miei look con questi rossetti, così che possiate vederli. Di solito le mie foto sono con le luci artificiali, quindi comunque i colori non sono tanto sfalsati rispetto a quello che sarebbe vedendolo nel video. Quindi spero tanto che questo video vi sia risultato utile anche per quanto riguarda un futuro acquisto. Mi raccomando, scrivetemi nei commenti se avete bisogno di qualunque cosa, io cercherò di rispondervi. Ovviamente su Instagram vi metterò qui da qualche parte il mio nickname. Sono più attiva, quindi se avete bisogno di più consigli chiedetemeli anche lì, seguitemi lì. Mi raccomando, mi farebbe tantissimo piacere. E noi ci rivediamo al prossimo video. Mua! Yeah.